San Vito Lo Capo è inaugurata l'opera dell'artista Ale Senso, denominata La Porta del Mare, segno tangibile di un urban art che continua un percorso iniziato dall'amministrazione comunale anni addietro. Ascoltiamo l'assessore al turismo del comune, Ciulla, l'autrice dell'opera e il sindaco Peraino. Per voi. Si inaugura un'opera tra le più grandi d'Europa su campi da gioco. Un bellissimo giorno perché arriviamo alla conclusione di un progetto che è la seconda edizione del San Vito Urban Art per ospitare nel nostro territorio, attraverso delle iniziative di riqualificazione, delle opere, delle vere e proprie opere d'arte come quella in cui ci troviamo oggi e che stiamo per inaugurare. Le più grandi d'Europa, un'opera di quasi 2000, di poco meno di 2200 metri quadrati che oggi restituiamo alla comunità, ai nostri ragazzi, perché ritorni ad essere l'angolo da gioco che tutti hanno conosciuto, ma sicuramente con una marcia in più che è quella di un'opera d'arte di livello sicuramente internazionale che Ale Senso ha voluto donare a questo territorio, a questa comunità. Un abbraccio tra due, diciamo, entità metamorfiche che rappresentano il mare e la terra e si abbracciano sul bagnasciuga, quindi loro, le due figure, hanno uno sguardo rivolto all'infinito, è come se fossero dunque parte della stessa natura, dello stesso territorio. Sulla rappresentazione poi diciamo che sono stati rappresentati vari elementi naturali che appartengono al luogo ed è stato fatto uno studio molto attento sui colori in modo tale da integrare l'opera gentilmente all'interno del contesto. Sono state usate delle resine bicomponenti all'acqua e il tipo di lavorazione è un tipo di lavorazione a secco che prevede dei tempi abbastanza lunghi di asciugatura tra un colore all'altro ed è per questo che ci è voluto parecchio tempo per realizzarla. Facciamo un applauso ad Ale Senso, che questa grande artista che ci ha donato. È un'opera che ha una valenza importante per San Vito Lo Capo, un messaggio che lancia ancora una volta al mondo. Questa opera d'arte, il cui titolo è La Porta del Mare, la cultura dell'accoglienza, dello stare insieme. E credo che in questo momento particolare è più che attuale questo messaggio, in cui abbiamo popoli che scappano dalle loro terre e che si trovano davanti muri e filo spinato. San Vito Lo Capo lancia ancora questo messaggio di apertura e di accoglienza. Non posso che essere contento come sindaco di questa comunità per aver creduto assieme ai miei collaboratori a questo progetto che quest'anno raggiunge il suo apice con quest'opera, ma non soltanto per la sua dimensione appunto, ma per il valore oltre che sociale, ma per il messaggio che trasmette.